cuscino sotto un piede, scalzi, piedi leggermente aperti, braccia lungo i fianchi, sguardo avanti, spalle dritte. Porto indietro il sedere e ritorno. Piego leggermente le gambe e c'è questo lieve dislivello. Ne eseguiamo 15 con la gamba destra sul cuscino. Per darvi una visione migliore, questa è l'esecuzione corretta. Sempre con la gamba destra sopra al cuscino. Stessa cosa con la gamba sinistra. Punte leggermente aperte, la rotula che si dirige verso l'esterno, non verso l'interno. Sempre dalle 12 alle 15 ripetizioni, in modo da far lavorare il quadricipite e i glutei, la visione laterale, sempre 12 o 15. Schiena dritta, sguardo avanti, sempre verso l'infinito e oltre. Ok. Piede sinistro sopra al cuscino, leggermente aperta la punta. L'altra gamba indietro, dritta, sempre schiena dritta, posso allargare le braccia per avere più equilibrio e leggermente, sollevando il piede dietro, mi abbasso, non c'è bisogno di andare poi molto giù, è già faticoso così. 10, vi do la visione laterale. Punte leggermente aperte, questa lieve sempre altezza tra un arto e l'altro serve ad accentuare il lavoro dell'equilibrio, della sensibilità, della propria sensibilità. Ok? Lo stesso con l'altra gamba sinistra, piede leggermente aperto, l'altra gamba ben piazzata dietro, devo avere una buona posizione di equilibrio, il peso ben distribuito, forse più dietro che in avanti, braccia sempre larghe, poi mi sposto leggermente con il peso in avanti, sollevando la pianta del piede della gamba dietro e sono altri 10, 12 o 15. Visione laterale. Questa è già una buona lavoro, diciamo. Poi proviamo a mettere tutti e due i piedi sopra il cuscino. Stavolta lavoriamo pari, no? Eravamo in dislivello, ma abbiamo fatto sia un lato che l'altro, quindi alla fine diventava comunque un lavoro simmetrico. Adesso siamo al top della simmetria, piedi leggermente aperti. Ok, allora, sempre con le spalle dritte, lo sguardo avanti, porto il ginocchio avanti. Riappoggio, porto il ginocchio fuori, riappoggio, sposto il peso sulla mia gamba che sta a terra, per voi è la gamba sinistra quella che lavora, per me sto eseguendo l'esercizio a specchio con la gamba destra. Lavorano anche gli addominali, perché devo rimanere in equilibrio, quindi porto la gamba fuori, riporto la gamba avanti, porto la gamba fuori con il piede che ruota all'esterno. Allora, l'esecuzione è gamba avanti, gamba fuori, fa una ripetizione e facciamo 15. Ci riposiamo un attimo, gamba avanti, gamba fuori, gamba avanti, gamba fuori. Se sono proprio abituata a fare un po' ginnastica, cerchiamo di arrivare almeno all'altezza dell'anca, del bacino, della cresta iliaca. Se non ce la faccio, mi fermo prima, che è lo stesso. Ok? Sempre gamba avanti, destra avanti, gamba in fuori, destra in fuori, vale 1, 15 per parte. Poi a quattro zampe, sempre con sfruttando
portando il cuscino con le ginocchia che lo accolgo, che sono accolte da lui, no? Allora, opla. Questo sarebbe il finale, però vogliamo fare prima questo. Verso la fine dell'estensione della gamba, solo verso la fine estendo il braccio. Quindi prima si tratta solo di uno slancio indietro della gamba sinistra, poi invece alla fine stacco anche il braccio destro, quindi braccio gambo opposta. Ne facciamo 15. Tutto sempre prima da una parte, prima parte la gamba, poi il braccio. Facciamo 30 secondi di pausa, stessa cosa con la gamba destra e il braccio opposto. Slancio, verso la fine dello slancio porto sull'altro braccio, lo sguardo è sempre in avanti, verso la fine dello slancio, solo successivamente alla partenza della gamba si estende anche il braccio. Prendo l'aria, quando alzo il braccio la butto o comunque non rimaniamo in apnea.